un tormentone ormai di Salvo La Rosa. Assolutamente così è sì. stato definito anche dal Giornale di Sicilia, che ringraziamo per l'articolo che ci ha dedicato stamattina. Grazie davvero, a Simonetta grazie. Trovato che ieri mattina ha scritto un articolo bellissimo, grazie ovviamente anche al direttore Marco Romano, col quale stiamo continuando a chattare, perché ovviamente coordiniamo anche tutto quello che riguarda la cattura di Matteo Messina Denaro. Oggi questa notizia, già noi avevamo i nostri problemi tecnici da risolvere, ma questa notizia, che è assolutamente bellissima, non ci ha messo, diciamo, in buona posizione, però andava data, è una notizia che avremmo dato anche se avessimo fatto un programma di barzellette. In questo momento ancora di più un programma in diretta, Salvo, con la musica, con la cronaca, con gli ospiti. Certo. Tra l'altro mi dicono che stiamo scaricando in regia un altro video, il video della cattura, quindi adesso stanno cominciando ovviamente a girare le prime immagini. Ovviamente vi dico, più tardi restate sintonizzati sul telegiornale 13:50, che è proprio il posto deputato per avere tutte le notizie, ma noi siamo in diretta, facciamo anche quello che sappiamo, facciamo. Ecco, io dico sempre che io amo essere un raccontatore, noi raccontiamo la realtà, quindi quello che ci accade vi diciamo. Va bene, senti, allora leggiamo un po' di messaggi. Antonella Neri ci saluta, bentornati ragazzi, sono contenta che è ricominciato alla Catalla, buona visione a tutti, da Antonella Neri da Adrano. Poi c'era una videochiamata che ovviamente non possiamo accettare, comunque salutiamo Maria che forse aveva premuto un tasto sbagliato. Buona giornata con tutto cuore anche dalla mia mamma, eccola qua. Ciao mamma, ti abbiamo salutato prima e lo facciamo di nuovo. Sì, buongiorno ciao, a tutti, sono ciao, Giuseppe Anna. Buttafuoco col numero nuovo, attenzione, Giuseppe Buttafuoco, un ascoltatore assiduo, lo salutiamo, ti memorizzeremo col nuovo numero. E poi ancora, attenti a quei due, un abbraccio affettuoso, un in bocca al lupo per questa nuova avventura, Francesco Milazzo da Versailles. Ciao Francesco, ciao. Ciao Ciccio. E poi e ancora, bentornato Giuseppe, benvenuto Salvo, ma soprattutto bentornato alla Catalla, o bello Matteo, hai finito di correre? In che senso? Perché correva prima Matteo? No, correva nel senso che era per i peri, insomma, non lo catturava nessuno, finalmente l'hanno catturato. C'è Francesca che ci scrive. Francesca di Alla Catalla che dice: buongiorno, vi comunico che sono molto felice di questo grande duetto, si vede e si sente benissimo tutto, vi ascolto dall'app. No. Sì, vi racconto anche come è accaduto stamattina. Noi eravamo qui, c'era Mirko che assaddava fili, Matteo che spostava telecamere, tra l'altro abbiamo basta luci, come sempre accade, vedi che poi essere un po' boomer serve, no? Certo. Io quest'anno farò anche 60 anni, quindi più boomer di così. Abbiamo cambiato tutto, studio virtuale, certo, telecamere certo. HD, cose mondiali, poi però c'è una telecamera che stamattina a Giunnau si da un lato sbagliato, io c'hai un direpetto, ragazzi, ci tiro da qua, capito? Allora, mentre accadeva tutto questo, cari amiche e cari amici, arriva la notizia. Io apro il telefonino perché dovevo chiamare Mario Biondi per collegarci con lui e leggo la notizia: ultima ora, arrestato Matteo Messina Denaro. È cambiata la giornata, chiaramente. Ovvio. Oggi diciamo è giornata di rodaggio, ma era necessario cominciare, dovevamo partire. Ecco, a proposito, seguiteci anche sulle nostre pagine social. Non siamo riusciti neanche a fare un post stamattina, ma dopo metteremo una bella foto sia su Instagram che su Facebook. Ne rifaremo. Faccio ripartire questa canzone che è la nuova di Elodie, molto criticata per il video quasi nuda, si chiama Ok, respira.